Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Una buona domenica a tutti, sorelle e fratelli. Personaggio che il Vangelo di oggi ci presenta, Zaccheo, l'uomo che fa un cammino nella sua vita fino ad incontrare finalmente Cristo, riflette il cammino che tutti noi dobbiamo fare nella nostra vita. La scena si svolge nella città di Gerico. Gesù ha percorso tutto il cammino che va dalla Galilea fino a Gerusalemme, dove dona la vita, e arriva a Gerico, è l'ultima tappa prima di arrivare nella città santa, e a Gerico incontra quest'uomo, Zaccheo. Una parolina su Gerico, sul luogo dove la scena si svolge. Chi scende oggi da Gerusalemme, dopo 27 chilometri di strada nel deserto, si trova di fronte l'oasi di Gerico che vedete alle mie spalle. Oggi ha 20.000 abitanti questa città palestinese, ma la Gerico attraversata da Gesù non era quella che voi vedete lontano sullo sfondo, ma quella che si estendeva ai lati della strada romana che saliva verso la città santa. Vi viene indicata quella parte verde. Gerico, la città delle palme, ricca soprattutto per i commerci che si svolgevano in questa città, e chi controllava la città di Gerico aveva delle grosse entrate, perché lì passavano vie commerciali che legavano l'Oriente con l'Egitto, con la Perea e quindi con l'Arabia, tutti i profumi, soprattutto il balsamo che era prodotto in Gaddi e Gerico veniva venduto. Per cui, quando pensiamo al tempo di Erode, lui, quando stava per occupare il potere nella terra di Israele, c'era Cleopatra che voleva Gerico, e siccome aveva Antonio come amico si prese anche Gerico, poi passò nelle mani di Erode, proprio perché lì c'erano dei dazi che venivano imposti sulle mercanzie che passavano, e quindi c'erano dei grandi guadagni. Ma la Gerico poi era famosa nell'antichità per la corruzione dei costumi, la bella vita. A Gerico le persone ricche avevano tutti i grandi palazzi invernali. Anche Erode aveva i suoi palazzi, ne aveva addirittura 3, uno più bello dell'altro, soprattutto il terzo era stupendo. Ma anche le persone ricche, i sommi sacerdoti, i sacerdoti del Tempio avevano le loro seconde case a Gerico. Era la città del vizio, anche un po' antitetica a Gerusalemme, che era la città dove si pregava. E Gesù attraversa questa città, dice il brano evangelico di oggi, attraversava la città di Gerico.
ecco, è venuto a mostrare il volto di Dio, Dio che è venuto a farsi vedere in Gesù di Nazareth. E noi lo dovremo contemplare perché lui attraversa la città proprio per far vedere il volto di Dio e concretamente oggi ci farà vedere lo sguardo di Dio. Cosa vede Dio? Il brano evangelico dice che un uomo di nome Zaccheo, un uomo, un nome che è molto sfortunato, perché credo che ci siano state molte barzellette su questo nome, perché Zaccai in ebraico, in aramaico, significa puro, giusto. Immaginate cosa poteva dire la gente di Gerico di questo personaggio. Era antipatico a tutti, uno che raccoglieva le tasse, un pubblicano e ricco. È un caso disperato quello di quest'uomo, perché non solo è pubblicano, quindi un peccatore insalvabile, perché aveva rubato troppo, si era schierato poi dalla parte dei romani contro il suo popolo, aveva sfruttato i poveri della sua stessa razza, del suo popolo, quindi odiato da tutti quest'uomo, quindi era un peccatore e per giunta nella sua situazione proprio disperata, perché è ricco e non lo sappiamo, che Gesù ha detto che un ricco com'è che può essere salvato? È troppo attaccato ai suoi beni, è come far passare un cammello per la cruna di un ago, una situazione disperata di quest'uomo. Parte da qui quindi il suo cammino adesso per incontrare Gesù. Riguardo a questa ricchezza di Gerico a cui ho accennato, noi non conosciamo dov'era il palazzo di Zaccheo, ma certamente aveva anche lui il suo palazzo sullo stile, sulla moda del tempo. Ci sono i palazzi di questo periodo, quelli che sono stati scavati anche a Gerusalemme, oppure nei vari palazzi di Erode, riprendono tutti la stessa moda, quella dei dipinti con rosso pompeiano, quindi queste sale che hanno gli affreschi sulle pareti che imitano le finestre tipiche proprio della moda del tempo. Per avere un'idea di come poteva essere anche il palazzo di questo Zaccheo ricco, ho messo alle mie spalle un'ala del terzo palazzo di Erode, la vedete sulla mia sinistra, c'è anzitutto il triclinio sullo sfondo, poi la sala del trono, poi la camera da letto dove è morto Erode il Grande, poi i bagni stupendi di questo palazzo e vedete anche una ricostruzione della sala del trono, riprodotta proprio com'era e com'era dipinta con questo rosso pompeiano. Zaccheo è coinvolto anche lui in questa competizione nell'accumulo dei beni, cioè è la persona che ha giocato tutta la sua vita sui criteri di questo mondo. Uomo riuscito è chi è ricco, chi ha questi palazzi, come abbia poi accumulato la ricchezza non importa, l'importante è che lui è arrivato ad avere successo, è entrato in questa gara dell'avere, del potere e dell'apparire, ha avuto tutto dalla vita, quindi dovrebbe essere tranquillo, felice, contento, basta, chiuso. Invece noi lo vediamo che una persona che ha un'inquietudine dentro, che è profondamente insoddisfatto, e lo si nota, questa sua agitazione interiore che si manifesta proprio all'esterno, tutto all'inizio del brano che noi ascoltiamo oggi ci parla di una corsa, lui sta male, ha tutto, ma sta male. Sono un po' quelle inquietudini interiori che dobbiamo lasciar parlare dentro di noi. Sono dei sintomi preziosi che non dobbiamo tacitare. Noi siamo fatti bene. Siamo fatti bene e quindi abbiamo bisogno di una sintonia
con il DNA divino che ci è stato donato. E quando non appaghiamo questa nostra ricerca dell'infinito, la ricerca di Dio, la sintonia con il Signore, la sintonia con il creato, quando noi sbagliamo qualcosa siamo inquieti. E dobbiamo lasciar parlare questa inquietudine alla sera, prima di addormentarci, per esempio, quel silenzio che ci fa paura quando vengono a galla questi tormenti che ci dicono: hai tutto ma non sei a posto, non sei soddisfatto. Cerca di vedere Gesù. Chi è? Ha partecipato a tanti banchetti, ma lui è alla ricerca di qualcosa, il bisogno che prova è impellente, è incoercibile e non si rassegna a tirare avanti drogandosi con il successo, con i piaceri che la ricchezza gli può concedere. Ciò che accade anche a noi, quando sentiamo queste inquietudini vuol dire che qualcosa non va, che non ci sentiamo autentici, che la nostra vita non è quella di uomini veri, di uomini riusciti. Lasciamo parlare queste inquietudini, non soffochiamole. Come Zaccheo, che vuole vedere Gesù, chi è. Ne ha sentito parlare, certamente, e sa che cosa pensa riguardo alla sua vita, alla vita che Zaccheo sta conducendo. Ha accumulato beni e noi sappiamo cosa Gesù pensa di coloro che accumulano beni: sono folli, sono pazzi, dice Gesù, tanto li devi lasciare qui tutti e realizzi realmente la tua vita impostandola come l'ha impostata fino a questo momento Zaccheo. Conosce anche i pregiudizi pesanti del suo popolo, ma poi anche i giudizi pesanti che Gesù ha pronunciato sulla ricchezza, eppure si sente attratto da Gesù, perché gli è stato riferito che lui è anche, ha dato dei giudizi pesanti sulla ricchezza, ma lui è amico dei pubblicani e dei peccatori, gliel'hanno detto. Poi ha sentito dire anche che lui ha affermato che non è venuto a salvare i farisei, i giusti, è venuto come amico dei peccatori. E pensa a Zaccheo che forse lui è l'unico che può capire le sue angosce, i suoi tormenti, le sue inquietudini, quel dramma interiore che sta vivendo. Ma non gli riusciva a causa della folla. Chi è quella folla che sta attorno a Gesù e che impedisce a Zaccheo di incontrare il Maestro, che è l'unico che può dare una risposta alla sua situazione interiore, a quel dramma che sta vivendo, a tutto, ma è infelice. C'è qualcuno che gli impedisce di incontrare Gesù. Chi è questa folla? Beh, sono quelli che sono attorno a Gesù, sono i discepoli, sono coloro che ascoltano Gesù, vanno con Lui, camminano con Lui, e qui il messaggio è importante per la nostra comunità ecclesiale di oggi, perché può accadere e accade purtroppo che ci sono tante persone inquiete che vorrebbero trovare una risposta al senso della loro vita, che hanno sentito parlare di Gesù, che tentano di avvicinarsi a Lui, ma poi le persone che sono attorno a Gesù sono un intralcio per la loro vita, per le parole che usano, per il modo come si rapportano con queste persone che vogliono avvicinarsi, per i giudizi pesanti che pronunciano, per l'incapacità di dialogo, di capire le situazioni di queste persone. E questi si allontanano. E quando Gesù parla dello scandalo dei piccoli, è proprio questo, non è quello dei bambini, sono i piccoli, quelli che hanno un briciolo di fede, e che vengono scandalizzati da questa folla che è attorno a Gesù. Non sono discepoli veri, sono una folla. Era piccolo di statura lui, era piccolo. E quindi non riesce ad avvicinarsi, non vanno scandalizzati questi piccoli. Non so se era alto o piccolo, se era una stanga o se era un tappo. So che era piccolo. E Gesù dice: state attenti voi folla che siete attorno a me.
Quando questi piccoli cercano di avvicinarsi, non riescono a vedermi, ma per colpa vostra. Voi offuscate la mia persona. Riflettiamoci su questo. Cosa fa Zaccheo? Corse avanti. Lui trova un intralcio in questa folla, ma non si rassegna. Lui vuole incontrare comunque Gesù. E quindi corre, verbi di movimento, corre avanti. Zaccheo poteva fare un errore. Trovandosi di fronte a questi discepoli di Gesù che costituiscono un intralcio, poteva tornarsene a casa e trovare una bella scusa. Io non ho incontrato Cristo a causa di coloro che sono attorno a Lui, che è esattamente ciò che oggi sentiamo tante volte ripetere. Sì, Gesù Cristo è buono, ma i preti, ma i vescovi, o i cardinali, o i papi, o i cristiani sono peggiori degli altri. E uno giustifica il suo ritorno a casa e il mancato incontro con Gesù dando la colpa a questa folla che è attorno a Gesù, che non sempre è esemplare, ma io inviterei queste persone che se ne ritornano a casa e si autogiustificano in questo modo, a tener presente che fra i discepoli di Gesù c'è sì della zizzania. Apriamo gli occhi. Ci sono tanti fratelli che ci testimoniano realmente la luce dell'amore che Cristo è venuto a portare nel mondo. Non c'è soltanto il male nella Chiesa, c'è un'infinità di bene e di amore. Quindi direi, queste persone non assomigliano a Zaccheo se con la scusa di qualche errore o di qualche peccato pesante magari che c'è nella comunità cristiana, se ne tornano a casa loro e non incontrano Cristo. Zaccheo corre avanti e per vederlo sale su un sicomoro, perché doveva passare di là. Beh, nella immagine che vi è stata mostrata di Gerico, la strada che saliva verso Gerusalemme, attorno a questa strada c'erano proprio queste case, c'erano anche dei sicomori, ne vedete uno adesso alle mie spalle, è l'unico che è rimasto a Gerico, e Zaccheo pensa, deve salire verso Gerusalemme, quindi io vedrò chi è, e non vedere chi è Gesù, ma Gesù chi è? E quando una persona cerca realmente Cristo, le basta uno sguardo per capire chi è quella persona, dal modo come si atteggia, dallo sguardo con cui mi prende in considerazione, uno sguardo dolce, uno sguardo che mi accoglie, oppure uno sguardo di rifiuto, voglio sapere chi è, e sale su un sicomoro, e stupisce un po' il fatto che non sia salito sul terrazzo di una delle tante case che affiancano la via principale, ma probabilmente proprio perché nessuno lo vuole, lui sceglie un sicomoro. Sapete, il sicomoro è una pianta molto frondosa e salire su un sicomoro vuol dire cercare di vedere senza essere visti. Ci si nasconde in mezzo a questo fogliame in modo tale e nessuno mi vede, perché tutti hanno altri sguardi quando si cammina lungo questa strada, ma vuole vedere. Ma che cosa accade? Quando Gesù giunse sul luogo, alzò lo sguardo. Cioè, Zaccheo vuole vedere senza essere visto, ma ce n'è uno in mezzo a quella folla che in tutta quella confusione, lui invece vede. Gesù vede Zaccheo, vede il piccolo, colui che agli occhi degli uomini non conta nulla, colui che è una macchia in una società buona, e Gesù vede proprio lui. Gesù ha questo sguardo, vede ciò che gli altri non vedono, la vedovella nel tempio, tutti guardano il sommo sacerdote, i sacerdoti paludati, Gesù vede la vedovella. È uno sguardo diverso quello di Gesù. Pensiamo un po', immaginiamo per esempio di essere presenti nella lunga notte della consegna degli Oscar. Da chi sarebbe attratto il nostro sguardo?
E lì c'è una sfilata di invitati che fanno sfoggio delle creazioni più celebri degli stilisti. E ci fosse Gesù in mezzo a quella confusione totale, lui avrebbe uno sguardo che vede chi ha bisogno di incontrarlo. Ed è Gesù che alza lo sguardo. Quando Gesù si trova insieme a delle persone che hanno sbagliato nella vita, lui è sempre in basso e alza lo sguardo. Gli altri sono in alto, lui è il servo di queste persone. Quando per esempio gli portano quella donna colta in adulterio, alza lo sguardo. Lui è in basso, la donna è in alto. Cominciamo a capire che lui ha uno sguardo che vede colui che ha vergogna di essere visto, ed è uno sguardo di amore, è uno sguardo difatti che si manifesta con ciò che lui dice, Zaccheo. Ma quando adopera questo termine, questo nome, non è per prenderlo in giro come certamente facevano a Gerico, ma perché ci crede. Guardate che diversità di sguardo ha Gesù rispetto ai giusti del suo popolo. Zaccheo non era la cattiveria assoluta, no, Zaccheo aveva degli errori commessi, quindi una parte buia della sua vita, ma aveva una parte bella. Gesù lo dirà, è un figlio di Abramo. E guardate la diversità di sguardo, e noi qui dobbiamo contemplare lo sguardo di Dio che noi vediamo attraverso lo sguardo di Gesù. Mentre noi siamo attratti e colpiti dalla macchia brutta che c'è sulla veste di una persona, guardiamo quella, ci fissiamo su quella. Dio no, Dio vede solo la parte bella, che è quella che assomiglia al volto di suo figlio. Vede la sua immagine, che è presente comunque in ogni uomo, anche se la somiglianza tante volte è deturpata, ma Dio vede solo questa parte. E difatti, guardando a Zaccheo, mentre tutti dicono è il pubblicano, è il ladro, Gesù dice no, è il puro, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Vi ho detto che sono tutti verbi in fretta, tutti corrono, scendi in fretta, scendi subito. Oggi devo fermarmi a casa tua. È significativo il verbo greco che viene impiegato, è meinai, voglio dimorare in casa tua. La casa sì è quella materiale nel caso di Zaccheo, ma Gesù vuole entrare nella casa di ognuno di noi, vuole entrare in ognuno di noi, bussa alla porta. Qui è proprio il coinvolgimento affettivo dell'innamorato che cerca l'amata e ha bisogno, non può fare a meno, non riesce ad essere felice se non è accolto nella casa, nel cuore della persona che lui ama perdutamente. L'innamorato non si preoccupa delle convenienze sociali, lo sappiamo, e in questo caso di Gesù non si preoccupa proprio di quello che possono pensare i giusti, che lo condanneranno certamente, ma l'innamorato non capisce, pensino quello che vogliono, è che io non posso non incontrare la persona amata. E Gesù qui non si preoccupa delle sante disposizioni impartite dai capi religiosi, non gli interessa nulla. Sente un bisogno incoercibile, io devo fermarmi in casa tua, devo stare con te che sei isolato, che sei disprezzato da tutti. È una necessità interiore che ha Gesù e gli viene dalla sua identità divina. Lui riflette perfettamente il bisogno che ha Dio di incontrare un suo figlio che è infelice, infelice perché ha sbagliato, ha pensato di trovare la gioia piena nei beni e poi si è trovato non realizzato. E Zaccheo che fa? Scende in fretta. Ancora un verbo di movimento, e lo accoglie, pieno di gioia, in casa sua.
Finiscono adesso i verbi di movimento, adesso siamo in casa. La casa che ha accolto Gesù, Gesù che ha voluto entrare, è stato Gesù che ha preso l'iniziativa. Zaccheo voleva soltanto vedere Gesù chi è, ma è Gesù che ha bisogno di incontrare Zaccheo. La meta dove Gesù è diretto e dove prende dimora è proprio la casa di quest'uomo, pieno di gioia quando accoglie Gesù. Una breve riflessione: se questa è la storia di tutti coloro che hanno delle inquietudini interiori, tengano presente, la pace e la gioia la possono trovare soltanto quando accolgono Gesù nella loro casa. Non cerchino scuse, perché questo incontro è possibile. Gesù ti cerca, lascialo entrare nella tua casa perché è venuto a portarti la gioia. Nel caso di Zaccheo, come mai esplode la gioia in Zaccheo? Beh, è per quello che lui sta per fare. Lui ha capito la beatitudine che Gesù ha pronunciato e che non ci è riferita dai Vangeli, ma dagli Atti degli Apostoli. C'è più gioia nel donare che nel ricevere. Una bellissima frase di Gesù che per fortuna ci hanno conservato gli Atti degli Apostoli. E Zaccheo la vede realizzata nella propria vita, perché gli uomini provano la felicità non quando trattengono i doni che hanno ricevuto, ma quando li donano. Allora fanno l'esperienza della gioia del Padre del Cielo. E adesso in questa casa c'è presente Gesù, Zaccheo e certamente tutti i suoi amici pubblicani che sono invitati a questa festa. Fuori ci sono quelli che non sono d'accordo e mormorano: è entrato nella casa di un peccatore. Ma qui il verbo entrare, il verbo greco è importante, è kataluo. Kataluo vuol dire finalmente è arrivato in casa dove sta bene, dove è tranquillo, dove finalmente può riposarsi, kataluo. Per averne un'idea, io cito sempre quando vedevo mio padre che tornava stanco, tornava a casa dopo una giornata di 12 ore di lavoro, magari nei campi o nei cantieri come muratore, quando buttava giù il cappello e poi il basto con cui aveva portato il fieno. Oh, finalmente, questo è proprio il kataluo, mi trovo nell'ambiente in cui sono felice, qui provo la gioia. Ma fuori non sono d'accordo che si provi la gioia in questo contesto, ma Dio è felice quando incontra coloro che può rendere felici, coloro che, ai quali fa capire dove e come giungere alla vera felicità, alla vera gioia. Ed è la terza volta che Gesù viene criticato nel Vangelo di Luca. Questa, ed è sempre poi per lo stesso motivo, viene criticato quando entra nella casa di Levi, poi quando accoglie i peccatori e mangia con loro, al capitolo 15, e Gesù racconterà tre parabole, e poi adesso. Quando è che ci decideremo ad accettare Dio per quello che è? Dio attraversa le nostre città per farsi vedere così com'è. È colui che ama i peccatori, che non discrimina nessuno, che ama gratuitamente, non perché le persone meritano. Zaccheo alzatosi. Il verbo greco stathēis è un passivo di histemi, non è alzatosi ma rimesso in piedi. Non camminava Zaccheo nella sua vita, era bloccato dai beni che aveva, lo intralciavano, gli impedivano di realizzare il cammino verso il suo destino, che è l'incontro con Dio. Adesso è rimesso in piedi e dice al Signore: io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, se ho rubato a qualcuno restituisco quattro volte tanto. È il trattenere per sé che rende infelici. L'incontro con Gesù ti libera da ciò che ti rende infelice. E Gesù gli risponde: oggi in questa casa è entrata la salvezza.
Quando noi parliamo di salvezza, sozei in greco, salvare, vuol dire sottrarre una persona a un pericolo che sta correndo. Lasciarsi salvare da Gesù vuol dire essere sottratti da una situazione pericolosa. Zaccheo era in pericolo di rovinare la propria esistenza. Gesù lo salva, cioè lo sottrae a questo pericolo e Zaccheo si lascia salvare. Difatti impiega i beni non per accumularli per il proprio egoismo, ma per donarli a chi è nel bisogno. Anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Il racconto si ferma sul più bello, perché credo che tutti noi desidereremmo che continuasse e ci parlasse di che cosa è accaduto dopo, cosa ha fatto Zaccheo. Di Zaccheo nessuno più ne parla, nemmeno nei Vangeli apocrifi, nessuno più parla di Zaccheo. Zaccheo siamo noi, dobbiamo essere noi che diamo adesso continuità alla storia, dopo aver capito come si giunge alla gioia quando si incontra Cristo, quando si accoglie Cristo nella propria casa, tradurre in pratica il messaggio e la proposta di vita che lui ci fa. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.